Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Mirko Gancitano, fidanzato di Gwenda Goria, miglior amico e testimone di nozze di Alex. Fidanzato di Gwenda Goria, miglior amico e testimone di nozze di Alex Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, padre di Gwenda, grande amica dell'attore. Ieri sera c'è stata la prima puntata della Pupa e il Secchione Show, ma Alex Belli, ospite a casa chi, ha fatto alcune rivelazioni interessanti sul programma. Se ne è parlato anche su altri giornali. La Pupa e il Secchione 2022, Antonella Elia sostituita da Deje Mello. Aggiornamento di Anna Montesano. Aristide Malnati ed Antonella Elia, flirt al GF VIP dopo il bacio, si ritrovano alla Pupa e il Secchione Show. Questa sera su Italia 1 avrà inizio la Pupa e il Secchione con Barbara D'Urso. A poche ore dal debutto, però, non mancano problemi da risolvere. Cosa sta succedendo? A voi i commenti. La Pupa e il Secchione Show, prima puntata, commenti a caldo. Alle 21:20, su Italia 1. La prima puntata della Pupa e il Secchione Show, il reality show condotto da Barbara D'Urso. Il vestito di Barbara D'Urso, prima puntata La Pupa e il Secchione, marca e prezzo. Il vestito di Barbara D'Urso, prima puntata La Pupa e il Secchione, marca e prezzo. La Pupa e il Secchione, Soleil ritrova Gianmarco Onestini. Nel cast della Pupa e il Secchione spicca la presenza di Gianmarco Onestini, altro pupillo di Barbara D'Urso. Gianmarco Onestini non ha mai speso parole al miele verso l'ex cognata e per questo il loro imminente incrocio alla Pupa e il Secchione è atteso con ansia dai telespettatori. Come rivedere la Pupa e il Secchione Show in TV? Con una Smart TV puoi rivedere tutti i contenuti on demand della Pupa e il Secchione Show anche sulla TV di casa. Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica della Pupa e il Secchione Show del 15 marzo in TV e streaming. L'abito di Barbara D'Urso. Negli ultimi giorni Barbara D'Urso è apparsa in diversi scatti. Tra gli stilisti preferiti di Barbara D'Urso ci sono Filippo Laterza, Laura Biagiotti e Alexander McQueen. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.